Noi non possiamo controllare tutto, perché questo sarebbe, insomma, un po', come dire, presuntuoso, insomma, no? Noi però possiamo direzionare. Io posso decidere profondamente che direzione, che spirito dare alla mia vita. Poi, ripeto, sono un essere umano, per cui mi capitano cose che mi fanno, ma quotidianamente, nella vita quotidiana, mi capitano cose che mi fanno arrabbiare, che mi fanno soffrire, che mi fanno avercela con qualcuno, insomma, no? Però, come dire, l'importante è che io, invece di subire, ecco, questo è stato il grande passaggio a questa fede, che io, invece di subire, io di queste cose ne faccio occasioni. Qualsiasi cosa, qualsiasi sofferenza può essere trasformata in un'occasione per migliorare me stessa, per portare proprio in questo mondo, perché io in realtà, allora, specialmente in questo momento così difficile, no, che stiamo vivendo, usciamo da anni molto difficili e siamo ancora purtroppo in un momento molto difficile. La domanda classica è: cosa posso fare io? No? E uno si sente impotente, dice: ma io cosa posso fare? E invece io posso fare tanto, perché io ho una cosa, io ho la mia vita e io con questa vita posso decidere in ogni momento, perché io posso ripartire in ogni momento, la vita è adesso, è questo istante, quello che è successo ieri, quello che sarà fra 10 minuti, sarà fra 10 minuti, io ho questo istante per decidere che direzione dare alla mia vita e se io in questo mondo voglio portare rabbia, voglio portare avidità, voglio portare senso di colpa, voglio portare impotenza o se invece voglio portare valore, voglio portare di rispetto per la vita e per la dignità di ogni singolo essere umano. Io questo posso decidere e lo posso fare adesso. E la Soka Gakkai, io poi appunto ho cominciato a praticare per risolvere una mia situazione, ma poi ho deciso anche di aderire alla Soka Gakkai. La Soka Gakkai, che è la società per la creazione di valore, ha proprio come obiettivo la propagazione di questo buddismo, ma l'obiettivo principale è la pace. E la pace in realtà si raggiunge soltanto se ognuno profondamente trasforma se stesso, ma non deve essere una trasformazione di facciata, deve essere proprio una trasformazione profonda, interiore. Prima di tutto devo placare la guerra che ho dentro di me. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'approfondimento di Dire Donne, dedicato alle donne e alla spiritualità, a scelte di vita esistenziali. Oggi entriamo nel mondo del buddismo e in particolare mi riferisco all'istituto Soka Gakkai. Come sempre ci accompagnerà in questo viaggio Raffaella Di Marzio, psicologa delle religioni e direttrice del centro LIREC. Valeria, vengo subito a lei, al cuore di questa sua storia. Intanto, come è nata la decisione di diventare buddista e perché in particolare lei segue l'istituto Soka Gakkai? Allora, io in realtà nella mia vita non sono mai stata interessata a fare un percorso di fede o anche un percorso semplicemente spirituale. Negli anni '80 avevo sentito parlare di questo buddismo, del buddismo della Soka Gakkai, ma devo dire che non mi aveva interessato. Poi, verso i 40 anni, quindi insomma relativamente da grande, ho attraversato un periodo difficile, ho attraversato un periodo di crisi e ho sentito il bisogno di un sostegno, proprio ho sentito il bisogno di un cammino spirituale, di un qualcosa di solido, di aggrapparmi a una filosofia solida. E siccome le cose non arrivano per caso, ho rincontrato nuovamente una persona che mi ha parlato del buddismo di Nichiren Daishonin, dal nome del monaco che l'ho affondato nel 1200. E sono stata invitata a una riunione e da lì ho cominciato questo cammino. La cosa che mi ha colpito subito, che mi ha subito conquistato di questa pratica,
è stato il fatto di sentire profondamente la responsabilità della mia vita, di essere io ad avere pienamente la responsabilità della mia vita, perché per tutta la vita precedente, diciamo, io, come molti, come quasi tutti, avevo sempre dato un po' la colpa, tra virgolette, o la responsabilità di quello che mi succedeva ad eventi esterni, quindi è quella persona, è quella situazione che mi causa sofferenza, se non ci fosse quella persona come si starebbe meglio, no? Invece questa pratica mi ha veramente dato la possibilità di attingere al potenziale infinito che è inerente alla mia vita, alla vita di tutti, e quindi di innescare una trasformazione. Come? Attraverso la preghiera, innanzitutto. Preghiera che non è rivolta a un qualcuno, un qualcosa di sovraumano, ma è un modo proprio per dare una direzione alla mia vita. Quindi si può fare una scelta, ovviamente inconsapevole, inconscia, no? Di basare la propria vita, che so, sulla rabbia, di basare la propria vita sull'avidità, sul sentirsi sempre vittime. Non sono scelte consce, però ovviamente se io baso la mia vita su uno di questi fattori, fatalmente poi mi troverò in situazioni che mi confermano comunque questi fattori. Invece se io decido di basare la mia vita sulla saggezza, sul coraggio, sulla compassione, sulla pace, la mia vita si mette in moto e si direziona in tutt'altro modo. Ovviamente è una scelta questa razionale, però questa razionalità viene, come dire, supportata da una preghiera, che appunto è tutte le mattine e tutte le sere io confermo questa decisione di direzionare la mia vita in questo senso. Ovviamente non ci riesco sempre, non è un percorso facile, però almeno, come dire, insomma, ho acquistato quantomeno un allenamento, cioè come tutti capita anche a me di cadere nei momenti in cui mi sento impotente, in cui mi sento triste, in cui mi sento molto arrabbiata, però diciamo che adesso sono allenata e quindi so da dove devo ripartire e devo ripartire da me. Perché se aspetto che sia quella persona, quella situazione che mi fa soffrire a cambiare da sola, sarà difficile, aspetterò anche tutta la vita. Mentre invece se sono io a cambiare, siccome la vita è fatta di fenomeni interconnessi, cambia anche l'ambiente che ho intorno e cambiano a volte proprio anche le persone. Questa è una cosa che io ho sperimentato su di me e che hanno sperimentato tante altre persone. Ecco Valeria, in queste parole lei ci ha dato già l'idea di una grande rivoluzione. Ora, non stiamo in questa sede facendo un approfondimento sugli aspetti filosofici o spirituali del buddismo, non avremo purtroppo il tempo, ma attraverso le vostre storie cerchiamo di offrire a chi ci ascolta anche dei sentimenti, direi così, che ci aiutino a entrare in connessione con questa scelta spirituale. Lei viene da una famiglia cristiana o cattolica? No, i miei genitori erano di due confessioni diverse di origine e proprio per questo, cioè mia madre era cattolica, mio padre era valdese, okay, però loro non erano praticanti nessuno dei due e quindi non mi hanno neanche battezzato e quindi io sono cresciuta proprio senza un'educazione religiosa, non ha fatto parte della mia crescita, del mio percorso. Raffaella Di Marzio, che come sempre ci aiuta a ricostruire la vita di queste fedi, di questi istituti religiosi o filosofici nel contesto anche istituzionale italiano. Le chiederei innanzitutto di spiegarci qual è il rapporto tra le istituzioni italiane e la Soga Gakkai nello specifico, se si tratta di una storia travagliata o meno, perché forse ci saranno, anzi senz'altro ci saranno anche altri buddismi, quindi se ci può anche dire qualcosa su questo. E poi spesso abbiamo letto di definizioni della Soga Gakkai come di una setta, di un gruppo chiuso. Ci aiuta a fare un po' di chiarezza nel dibattito mainstream su questa faccenda? Sì, dunque intanto bisogna dire che la Soga Gakkai in Italia ha avuto un grandissimo successo
Attualmente sono circa 95.000, più di 95.000 gli aderenti a questo istituto buddista, mentre l'Unione Buddista Italiana ha 100.000 aderenti più o meno. Quindi la Soka Gakkai in Italia, diciamo che è il movimento religioso laico di buddista di maggiore successo. L'intesa che la Soka Gakkai ha firmato con il governo italiano nel 2016 ha avuto l'iter di tutti gli altri. Ci sono voluti 13-14 anni, perché purtroppo in Italia è questa la situazione. E ha ottenuto l'intesa dopo che l'UBI, l'Unione Buddista Italiana, l'aveva già ottenuta. Un caso diverso da quello dell'ebraismo di cui abbiamo parlato nella volta precedente, perché in questo caso, a differenza dell'ebraismo progressivo che non ha un'intesa a parte, la Soka Gakkai ha scelto invece di fare un percorso suo e ha ottenuto un'intesa separata. Questa è la situazione dell'intesa. Per quanto riguarda l'altra questione, quello che si legge su diciamo, giornali che non sono giornaletti di provincia, sono giornali di ampio respiro e molto letti, e quello che si vede in alcune televisioni, televisioni non, ripeto, piccole televisioni di provincia. Quando si sente parlare della Soka Gakkai in questi contesti, che dovrebbero essere contesti attendibili, come setta, setta pericolosa, setta distruttiva, quello che uno si può chiedere è una domanda stupida, no? Beh, una setta distruttiva pericolosissima a cui aderiscono 90, circa 95.000, più di 95.000 italiani, ha ottenuto l'intesa con lo Stato. Forse c'è qualche problema. Persone come Valeria, che sentono descrivere la propria religione con queste definizioni, hanno delle ripercussioni interiori di sofferenza grandissima, perché loro lo sanno che non è così. Però la religione è un fatto privato, ma è un fatto molto profondo. Quindi sentirsi apostrofare in quel modo causa loro molta sofferenza. Ecco, Raffaella, quindi il concetto, ed è una delle battaglie culturali su cui l'IRE è impegnato in prima linea e rispetto alla quale la DIRE appunto si è impegnata a dare voce a un argomento che spesso invece è tabù, il concetto di setta viene così esteso, utilizzato, plasmato ogni volta che si vuole dare uno stigma, in questo caso a un istituto religioso che ha un'intesa ufficiale con lo Stato italiano. Ecco, ascoltando Raffaella, Valeria, le domando, lei non l'abbiamo detto all'inizio di questa intervista, è una moglie, è una mamma. Vorrei capire le reazioni di chi è vicino a lei rispetto alla sua scelta spirituale. Allora, io appunto ho un marito e una figlia che non hanno abbracciato questo buddismo, quindi loro sono poi anche assolutamente, diciamo, aconfessionali, insomma, non praticano nessun tipo di religione. Loro mi rispettano, mi rispettano. Magari ogni tanto c'è anche la battutina, lo scherzo, ma mai offensivo. C'è da dire però una cosa, che anch'io rispetto loro. Gli altri buddismi invece nel nostro paese come sono messi? Possiamo dare una panoramica? L'Unione Buddista Italiana ha avuto l'intesa ancora prima della Soka Gakkai e dentro l'Unione Buddista Italiana sono confluiti gruppi Zen, gruppi Theravada e altri gruppi che sono appunto come una federazione interna, quindi hanno tutti la stessa intesa. E poi c'è la Soka Gakkai e poi ci sono circa 20.000 aderenti al buddismo etnico e anche alcuni gruppi della Nichiren che non sono Soka Gakkai, che non hanno ancora avuto, che non hanno nessuna intesa separata. Quindi questa è la situazione dei buddisti in Italia adesso. Poi cambia ogni giorno, perché con l'immigrazione continua sempre a cambiare. La Soka Gakkai, è vero che ha fatto un percorso diverso da quello dell'Unione Buddista Italiana, ma fin dagli anni Ottanta la Soka Gakkai ha avuto un buon rapporto con Vincenzo Piga, che è stato il fondatore dell'UBI, che ha parlato bene della Soka Gakkai anche pubblicamente. È uno degli esponenti della Soka Gakkai inglese, praticante da molto tempo, cioè da decenni, è diventato presidente dell'Unione Buddista Europea. Quindi queste notizie sul fatto che ci sarebbe una specie di guerra con la Soka Gakkai, tra la Soka Gakkai e i lati buddisti, non sono assolutamente vere.
In più la Soka Gakkai partecipa a moltissime iniziative, sia umanitarie, sia di dialogo interreligioso, insieme a persone che appartengono non solo ad altre forme di buddismo, ma anche ad altre religioni. Quindi non c'è nessuna guerra, e questa è un'altra buona notizia che non piace dire. Bisogna dire che c'è una guerra tra i buddismi, non è così. E poi diciamo che con lo spirito che Valeria ci ha indicato poco fa, la guerra proprio non è possibile, perché loro sono troppo impegnati a combatterla in se stessi, no? Quindi a risolvere i problemi interni, e piuttosto cercano il dialogo, non altre guerre esterne. Quindi lo volevo sottolineare perché è un altro aspetto disinformativo. Al di fuori del contesto strettamente familiare, quindi delle persone che l'amano, che le vogliono bene, lei si è mai sentita trattata con pregiudizio o perché buddista o perché legata alla Soka Gakkai? No, io devo dire la verità, no, non ho mai avuto questo, non sono mai stata trattata con pregiudizio, ma l'ha spiegato la dottoressa Di Marzio molto meglio di me. Chiaramente a me dispiace molto quando sento chiamare la Soka Gakkai, il buddismo della Soka Gakkai, una setta. Per quanto posso dire, per quanto riguarda la mia persona, io sono 15 anni che ho abbracciato questo buddismo e non ho mai subito nessun tipo di costrizioni, ma nemmeno velate, nemmeno subliminali, a fare qualcosa, o mi sono sentita in colpa perché non avevo fatto qualcosa, e non mi sono mai stati chiesti dei soldi. Quindi questa è la mia esperienza ed è l'esperienza di tante altre persone che conosco.